Brembo presenta Il circuito di Zandvoort è un po' il circuito salotto della Formula 1 ad effetto suolo. Corto e molto stretto, ma altrettanto veloce nella parte centrale e soprattutto estremamente tecnico. È uno di quei tracciati dove abbiamo due curve sopraelevate, leggermente paraboliche, ma soprattutto una da terza marcia con un'inclinazione molto importante verso l'interno. Quindi si cambia lo stile di guida in queste curve e si fanno delle traiettorie che normalmente mai verrebbero immaginate dai piloti. Partiamo subito dal rettilineo di partenza, un rettilineo che permette di scaricare l'ottava marcia, superare i 320 km/h con DRS aperto e poi abbiamo la prima staccata, molto impegnativa, l'asfalto è perfettamente piatto e c'è addirittura un invito con pendenza verso l'interno che aiuta il pilota a entrare nella prima parte a destra della curva. Una parte molto impegnativa perché bisogna uscire veloci e tutto sul cordolo con la vettura ad effetto suolo, sfruttando quella poca aderenza in termini di deportanza che viene effettuata a bassa, media-bassa velocità. Dopodiché abbiamo un tratto, un allungo che fa sinistra-destra, molto impegnativo, dove il pilota deve affrontare una controcurva molto delicata. A questo punto abbiamo un altro rettilineo e poi una grande frenata per la curva parabolica a sinistra, dove il pilota deve lavorare molto per mantenere la traiettoria. Si esce tutta nella parte esterna della curva per correre su un raggio più ampio, ma soprattutto continuo e costante, dove l'appoggio gomma è perfetto soprattutto all'anteriore, perché su una curva parabolica ci si affida molto al grip del pneumatico in appoggio anteriore destro, che deve dare una curva continua molto allungata, e questo è il segreto per affrontare molto veloci questo tratto di curva, che è una curva chiave, perché a questo punto si inizia a salire col cambio quarta, quinta, sesta, settima marcia in una sequenza di curve cieche in salita che di fatto non portano a velocità al di sotto dei 270 km/h. Si scala una marcia e si piega a destra con un invito molto secco e importante, alleggerendo appena il piede sul pedale del gas, un altro breve allungo e poi frenata secca e si cambia ritmo. Si entra nella parte più tecnica del tracciato, quella più lenta, dove bisogna lavorare molto di sterzo e soprattutto di avantreno preciso in coordinazione col gas per evitare di perdere il retrotreno nelle curve lente, dove il carico aerodinamico è molto ridotto e quindi può destabilizzare il retrotreno della monoposto. Dopo una curva a destra importante abbiamo un ritorno a sinistra, dove il pilota deve lavorare anche in questo caso con curva estremamente condotta e quindi un lavoro di gas molto progressivo per non creare un impatto di sovrasterzo che porta avanti l'avantreno e si butta via la possibilità di fare un allungo in progressione, dove serve tanta velocità da buttare sulla vettura per massimizzare la prestazione e far scendere il tempo, il cronometro che corre, e a quel punto si arriva in frenata e abbiamo un tratto molto impegnativo, una frenata anomala con curva a destra dove bisogna pizzicare il cordolo interno, non prenderlo per non destabilizzare la monoposto, e poi scende la pista a sinistra e lì bisogna buttare la monoposto, fare il raggio di curvatura più stretto possibile per cercare di neutralizzare il più possibile quello che è la spinta della forza centrifuga verso l'esterno, che è molto fastidioso per il pilota. A quel punto si allunga di nuovo di terza, quarta marcia, quinta, sesta e si entra nell'ultima curva. È importante entrarci con tanta velocità, bisogna buttare molti chilometri orari dentro all'ultima curva per cercare poi di aprire il gas e completamente in pieno con la vettura in appoggio, spostandosi in traiettoria esterna, si percorre il raggio di curvatura più scorrevole vicino al muretto e si affronta di nuovo il rettilineo di partenza scaricando settima e ottava marcia.